Si può passare nel giro di poco tempo da video come questi a video come questi? Questo è l'Olimpico! 15 tra i migliori content creator di YouTube, Instagram e TikTok del web. La risposta è sì. Come? Con lo studio. Che palle! Aspetta e stammi a sentire. Studiare uguale noia. Alzi la mano chi non ha mai pensato questo. Io in realtà quando ero piccolo pensavo molto peggio. Siamo abituati sin da subito ad etichettare lo studio come ansie, paure, pressioni, doveri, ma anche strutture fatiscenti, disinteresse da parte degli insegnanti, qualità dell'insegnamento scadente, o magari anche altre problematiche sociali. Questa roba purtroppo ti rimane dentro. Se non hai incontrato un professore che ti ha fatto capire che un testo di letteratura italiana può essere analizzato come una canzone o come uno script di una serie Netflix, oppure che la fisica è in tutto quello che ci circonda, che la filosofia può diventare la base del ragionamento, se nessuno ha fatto questo, sei fregato, perché ti rimangono solamente i libri, le verifiche, i punteggi, lo stress, la fatica e la curiosità muore. Quindi l'unica soluzione, finiti gli studi obbligatori, è scegliere qualcosa che veramente ci piace per distruggere queste idee fallaci che ci siamo costruiti nel tempo e ritrovare la curiosità. Se state qui a vedere i miei video è perché anche voi siete così. E non lo dico per lisciarvi il pelo come farebbe un qualsiasi fake guru, tra l'altro mi state molto antipatici, ma perché è semplice, io faccio video in cui vi spiego delle cose e voi siete qui per imparare. Mi pare ovvio. Io ero come voi, una piccola spugna che voleva imparare per diventare forte, per diventare più forte, con la consapevolezza che ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi, raga, quindi mi raccomando, volate bassi e rimanete obiettivi. Dovete essere degli SpongeBob e non degli Squiddy. Ma questo lavoro non è semplice perché non si muove su dei binari tradizionali. Per diventare il video editor più bravo d'Italia o per diventare il filmmaker più bravo d'Italia, che devo fare? Che faccio? Mi laureo, poi faccio un tirocinio, magari l'esame di stato e poi posso esercitare? No, fratello, quello è il mestiere dell'avvocato, è un'altra roba. Quindi dove posso studiare? Dove posso imparare senza perdere tempo e spendere migliaia di euro? Se vuoi imparare a creare dei video pazzeschi, puoi studiare con me, puoi studiare con noi e con l'Academy di Montalo. Siete liberi ovviamente di seguire solo i video che pubblico qui su YouTube, mi raccomando iscrivetevi, o le tips che pubblico su Instagram, ma non vi posso insegnare a montare dei video professionali in un quarto d'ora o 30 secondi, serve un percorso più completo. Con noi puoi imparare il videomaking, il video editing, la color correction, il color grading, gli effetti, tante tante altre cose ancora. Ma saranno i soliti corsi? No amico mio, non sono i soliti corsi, prima di tutto perché c'è il vostro pelato preferito a spiegarvi tante cose belle, e poi perché, tornando seri, il nostro metodo è diverso. Il primo problema che abbiamo voluto affrontare con il nostro metodo è la dispersività. Il web è pazzesco, no? Siamo tutti d'accordo, però è pienissimo di informazioni. Se devo imparare una cosa, che faccio? Apro YouTube, cerco un tutorial, ah eccolo, l'ho trovato, no, forse è troppo difficile, passo ad altro. Perfetto, ho trovato il crash course di 15 minuti che mi insegna come montare un video. Raga, magari fosse così semplice, anche se una challenge per insegnarvi a montare in 20 minuti tutto quello che vi serve, la potremmo fare qui su YouTube. Ma questa è un'altra storia. Poi dopo un po' di ricerca finalmente trovi quello giusto, quello che ti insegna a fare una cosa. Mentre stai montando il tuo video ti manca qualche pezzo, qualcosa ti sfugge, e così continui tutorial dopo tutorial. Passano anni, diventi un video editor e vai a costruire la tua competenza su una struttura che ha dei buchi, dove mancano dei pezzi. Secondo te un palazzo con delle fondamenta dove mancano dei pezzi, che fine può fare? Wow! Ci siamo capiti. Il mio obiettivo era quello di creare un percorso lineare, facile, che procede spedito, che va da come si installa un programma fino agli argomenti più complessi. Tu che sei studente non devi faticare, il tuo impegno è stato già scegliere il corso, pagarlo. Ora l'unica cosa che devi fare è devi stare lì, prendere appunti e apprendere tutto quello che ti serve per essere un professionista. E quindi qua veniamo al secondo problema, il percorso. Non so voi, ma io all'inizio non avevo così le idee chiare. Voglio editare o voglio girare? Voglio effettare o voglio colorare? Boh. E il boh in questo caso può andar bene perché tante cose si capiscono sul campo. Siete dei gamer? Avete mai giocato a un RPG, un gioco di ruolo? Lo studio deve diventare il videogioco in cui scegliete le skills del vostro personaggio per diventare abbastanza forti da affrontare il boss finale, la vita. No, scherzo ovviamente, ma per affrontare il mondo del lavoro e questo settore che è un po' complicato. Dovete diventare sempre più bravi e dovete gasarvi quando imparate roba nuova, come quando sbloccate la spada più potente del gioco o l'armatura definitiva. E con Montalo nel
tempo potete creare il vostro set di skills. Così rimaniamo in tema. E ricordate che da oggi, venerdì 25 novembre, fino al 28, ci sarà il Black Friday nella nostra Academy, quindi avrete la possibilità di acquistare i nostri corsi col 60% di sconto. Quindi approfittatene, andiamo avanti. Il primo slot da sbloccare è la Monta Low Card. Avete presente quei giochi in cui appena inizi l'avventura ti danno solo il bastoncino di legno come spada? Ecco, noi non è così, ti diamo la spada e ci aggiungiamo pure un bello scudo, perché all'interno della Monta Low Card troverai un corso completo in omaggio, un manuale e dei training gratuiti sugli altri corsi, ma poi ci arriviamo. Il corso completo è lo Starter Pack Filmmaking, il primo boost alla vostra voglia di fare video, perché per fare questo mestiere alcune cose le dovete sapere: come si crea un video, le regole dell'editing, quanti tipi di video ci sono, come si sceglie un software per il montaggio. Quando sapete tutta questa roba, allora potete scegliere il vostro percorso. E se siete ancora dubbiosi e non sapete quale percorso intraprendere, vi lasciamo dentro la Monta Low Card delle lezioni aperte e gratuite, dove potete vedere quali sono i corsi adatti alle vostre capacità o quelli con l'argomento che più vi interessa. E in più trovate un manuale dove si parla di altri argomenti attraverso dei focus on e si parla anche un po' della mia vita, delle scelte che ho fatto per arrivare fino qui a parlare da solo in uno studio di fronte a una telecamera. Ma il bello è che avrete anche un codice sconto speciale all'interno della card che potrete usare durante l'intero anno. Se volete sapere a quanto ammonta questa percentuale di sconto, vi lascio il link in descrizione, andatelo a scoprire. Finito questo primo boost, potete finalmente scegliere che fare. E mo che faccio? Easy, te lo spiego io, è facilissimo. Ti do due opzioni, micro e macro. Da una parte puoi decidere se diventare bravissimo o bravissima su un solo argomento, dall'altra puoi decidere invece di diventare un creator politico che magari è bravo a fare due o tre cose, ma che capisce un po' di tutto. Indovina che è così? Pensa alla fatica di cercare una via quando ti piace di tutto un po' e vorresti magari montare, girare, effettare e non sai che direzione prendere. Questo non sarà il vostro caso. Voi vi troverete su dei binari molto semplici da seguire, quindi sedetevi e godetevi il viaggio. Con me potete studiare Premiere, ovviamente, e anche DaVinci Resolve, ma che in realtà hanno lo stesso metodo. Lo stesso metodo è valido per tutti i nostri corsi. Ve lo ricordate quando non sapevate neanche aprire Premiere? Io me lo ricordo. Mi ricordo benissimo quei giorni. Avrei tanto voluto incontrare qualcuno che mi dicesse: allora, per fare un bel video devi impostare il progetto così, quel bottone serve a quello, taglia lì, esporta. Se non imparate seguendo la giusta progressione di argomenti, diventerete dei casinari. Lo sai come si edita un video? Vale per tutti, da quelli semplici a quelli difficili. Prepari il progetto, importi il materiale, lo tagli, musiche, grafiche, effetti, esporti. Semplice, come le lezioni. Tutte le lezioni seguono questo ordine, seguono il workflow classico di creazione di un video, per una durata complessiva di 13 ore. Alla fine di ogni modulo avrete delle esercitazioni scritte. Sì, raga, perché le esercitazioni scritte vanno fatte. Voi che mi scrivete sempre: ma il corso di Adobe ufficiale, l'esame è fatto così. Perché se non sapete come si chiama quella funzione lì, quel pannello, quel bottone, ma come fate a navigare dentro Premiere? Come fate a montare? E in più, oltre alle esercitazioni scritte, ci saranno anche le test review, le esercitazioni interattive. Vi darò dei compiti e poi alla fine del vostro lavoro mi invierete il video e poi ne parleremo insieme. Questo è un aspetto importantissimo per me. Avere dei suggerimenti vi permette di capire gli errori, diventare più bravi, diventare più forti. E questo metodo vale per tutti i corsi, e la maggior parte dei corsi sono divisi in modulo base, quindi solo le nozioni fondamentali, e in modulo completo, quindi per avere il percorso dalla A alla Z ed imparare tutto. Con DaVinci Resolve, sempre con me, la stessa cosa: si segue il workflow, prima si fa la color correction, poi lo shot matching, poi il color grading o il color grading cinematografico. Ovviamente con Resolve Mastery potrete scegliere tra moduli diversi, quello dedicato solo all'editing, quello dedicato solo alla color correction, oppure il modulo che comprende tutto quanto. Parliamo di quasi 30 ore di corso, fino ad arrivare alla parte più divertente, la challenge finale: ricreare dei look di film famosi hollywoodiani con delle clip normali. Ci sarò riuscito? Chissà. Volete imparare a girare dei super video? Tranquilli, ci pensa Fabrizio. Con lui parlerete di camere, obiettivi, movimenti di camera, tipologie di inquadrature, regole della composizione. E come al solito alla fine, perché le cose più importanti le lasciamo sempre alla fine, ci saranno dei focus on su tutte le tipologie più importanti di video. Lui vi consiglierà e vi insegnerà a girarle tutte: videoclip musicali, interviste, video per YouTube, seamless video, travel video, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il videomaking mastery è tanta tanta roba, e Fabrizio vi accompagnerà anche in un altro viaggio, quello da intraprendere se volete girare video solo con lo smartphone. Perché sì, siamo nel 2022 e possiamo finalmente finirla con questa sterile polemica dello girare video con lo smartphone. Il telefono, per determinati utilizzi,
va benissimo e quindi è importante saperlo usarlo bene. Quindi raga, basta discorsi da boomer. Ma se io volessi diventare il mago di After Effects, il mago di After Effects, tu amico mio diventerai l'Harry Potter di After Effects. Potrei fare un percorso bellissimo e imparare tutto quello che ti serve per la motion graphics e gli effetti con questo programma che tante volte fa molta paura. Anche After Effects Mastery dura 13 ore e si basa sempre sullo stesso metodo, ma ormai lo sapete. Potrei sempre scegliere tra un percorso base e un percorso completo e all'interno del completo imparerai tante cose fighissime: la motion graphics, i green screen, il camera tracking, il motion tracking e anche in questo caso, come tutti i corsi della nostra Academy, riceverai un attestato di partecipazione alla fine del tuo percorso. Ma se invece di sviluppare con calma le tue skills vuoi diventare il king o la queen della content creation, hai a disposizione l'approccio macro. Hai la possibilità di affrontare un percorso completo, non più dedicato a un solo argomento, ma che comprende tutti i corsi della nostra Academy. Questo percorso si chiama Total Pack. All'interno troverai tutti i corsi che ti ho nominato in un mega bundle che ti impegnerà praticamente per 80 ore. È gigantesco. Questo è il nostro metodo, questa è la nostra Academy e ovviamente vi lascio il link in descrizione e ricordate che oggi, 25 novembre, è iniziato il Black Friday. 60% di sconto su tutti i nostri corsi, eh? Mi raccomando, andate a cercare nei link come accedere a questa offerta top. Quello che mi preme con l'Academy e tutta la mia attività sul web è quello di non farvi sentire soli, tra l'altro ne ho parlato già in un vecchio video, quindi io cerco sempre con voi di avere un rapporto. Lo potete chiedere a tutte le persone che mi scrivono in DM, io parlo molto spesso con voi, con qualcuno ci siamo beccati dal vivo, abbiamo girato insieme, siamo finiti addirittura a farci un aperitivo, due birre e una chiacchiera. Per me questa roba è importante, il solo fatto che potete scrivere a qualcuno, chiedere un feedback, mandare una mail per un consiglio è importantissimo. Io avrei pagato oro per avere qualcuno che ogni tanto mi rispondesse e mi dicesse: ok, guarda, questa roba qui la vuoi fare meglio, oppure che semplicemente mi motivasse durante il percorso di studi. Sarà che io l'ho sempre desiderato tanto, ma per me è una roba molto molto figa ed è anche molto diverso da quel corso che prende a 10 euro, come è molto diverso da quel professore che magari in un'accademia dove paghi bei soldi ti dice: vieni a fare tirocinio da me che ti insegno un po' di roba figa, e poi finisci a fare caffè a scaldare la poltrona. Anche questo tratto da una storia vera, la mia. Quindi se volete approfondire tutto quello di cui parliamo qui su YouTube, su Instagram, su TikTok, c'è questa giovane squadra di ragazzotti appassionati e professionisti che vi insegneranno tutto quello che vi serve per diventare dei veri professionisti, e questa squadra si chiama Montal Academy. Noi ci vediamo in un prossimo video, sperando di finire casa presto, c'ho ancora le mani sporche di vernice e la schiena rotta per poter pubblicare di più, sto un po' incasinato ultimamente, e mi raccomando, non perdetevi il Black Friday della Montal Academy. Ciao!